Ci troviamo presso l'Istituto Tenente Colonnello Familiari di Melito Porto Salvo, dove questa mattina si è tenuto il convegno sullo stalking. Insieme a noi lo psicologo e psicoterapeuta Sandro Otolitano. Buongiorno a tutti. Nel corso dell'iniziativa vi siete soffermato sulla dipendenza emotiva. Di cosa si tratta? Sì, credo che sia il nodo centrale di questo argomento. Cioè l'argomento della dignità della donna. La dipendenza affettiva, come dicevo nel mio intervento, è estremamente diffusa. Ci abbiamo sottolineato insomma, molte volte che è uno stato patologico, cioè dove non c'è reciprocità, dove nella dipendenza affettiva c'è quell'elemento paradossale, no? Che dicevo durante l'intervento del io non posso vivere senza di te né con te, quindi è una condizione veramente di estremo disagio della donna. Ho anche detto che è molto sottovalutato questo aspetto, di fatto sono moltissime le relazioni di coppia che sono improntate a una dipendenza affettiva, sia nei ragazzi diciamo giovani ma anche negli adulti, anche nelle persone appunto sposate, anche sposate con figli. Quindi c'è questa dipendenza affettiva che poi tra l'altro impedisce che molte donne denunciano le violenze subite. Quindi, quali sono le radici della dipendenza emotiva? Ma io lo sottolineo sempre, le radici è la famiglia, le radici sono i primi anni di vita, ho sempre sottolineato come noi dobbiamo, se vogliamo fare prevenzione a questo problema, dobbiamo far sì che i bambini crescono nelle famiglie ma crescono amati, protetti, che si sentano accettati, perché questo produce quello che noi chiamiamo in termini psicologici l'attaccamento sicuro. Cioè la base sulla quale poi l'adulto poggerà un rapporto sano con l'altra persona, nel rispetto della dignità, nel rispetto dell'altro. Quindi la radice è familiare, evidentemente è nelle dinamiche familiari questo tipo di problema. Anche il titolo, quando la passione diventa ossessione, c'è sempre un equilibrio da tenere ben saldo. Sì, la passione sappiamo benissimo che è il motore delle relazioni amorose ed è positiva, non è che di per sé è assolutamente negativa. Quando poi si trasforma in ossessione, quando appunto la passione non trova la base dell'attaccamento sicuro, allora si traduce in gelosia, si traduce in dipendenza affettiva. Perché non dimentichiamo, noi parliamo sempre un po' della vittima, cioè delle donne, ma anche i carnefici cosiddetti sono persone ammalate, persone che non hanno un attaccamento sicuro. Quindi noi per certi versi dobbiamo occuparci di entrambe le componenti di questo diciamo, rapporto malato, perché come è ammalata il dipendente affettivo è ammalato quello che fa il carnefice, no? O lo stalker o quant'altro, insomma.